Possiamo? Sì, buonasera a tutti. E, eh, siamo qui a un ulteriore appuntamento del Festival della Statistica di Treviso. Oggi è una giornata ricca di incontri che si stanno svolgendo anche sulle varie piazze e con tanti eventi estremamente interessanti che stanno attirando anche molto l'attenzione di un vasto pubblico. E, eh, a me spetta il compito di introdurre il tema dell'incontro di oggi, che è l'intervista ad Adriano Bordignon. Adriano Bordignon ha un ruolo fondamentale, da qualche mese è diventato il presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari e questa importante carica eh, diciamo eh, a livello nazionale lui la ricopre dopo aver maturato una esperienza estremamente significativa per quanto riguarda le associazioni familiari del Veneto È da sempre infatti impegnato nel mondo del sociale eh, sia per quanto riguarda le associazioni di volontariato ma anche eh, come presidente del centro di servizio per il volontariato della provincia di Treviso e ha svolto in questa sua attività Diverse, diverse esperienze che lo hanno poi, gli hanno dato una visibilità nazionale, e la sua esperienza nasce dal fatto che, in questo momento, grazie alla sua attività, eh, è al centro di un tema che eh, riguarda molto e molto vivo nel dibattito italiano. Io qui nel pubblico non lo, le telecamere non lo inquadrano, ma ho il eh, collega professor Giancarlo Blangiardo che è un esperto di grande eh, esperienza in questo, su questo fronte, perché il tema della. Centralità delle famiglie, il tema del eh, contrastare l'inverno demografico, è un tema che ormai vediamo e leggiamo sui giornali, sulle televisioni tutti i giorni e finalmente è diventato il tema. Noi come comunità degli statistici andiamo eh, denunciando questo problema <coughs> e non a caso ho citato il collega professor Gian, eh, Giancarlo Blangiardo perché penso che lui l'abbia sollevato circa vent'anni fa forse anche qualcosa in più eh, come emergenza di questo Paese. E purtroppo questo Paese, per chi ha seguito anche gli eventi di questa mattina, talvolta non è abituato a governare il futuro, aspetta prima che i problemi vengano a bussare alla nostra porta per poi effettivamente intervenire. Ma io sono curioso eh, di sentire in questa intervista cosa si sta facendo di concreto per arginare e per limitare questo problema e quanto finalmente si è capito che una programmazione che parte dal basso, il coinvolgimento quindi delle associazioni familiari, qual è il contributo quello che spesso viene chiamato il terzo settore qual è il contributo che può dare alla soluzione dei problemi con, eh, sempre ora Giancarlo Blangiardo mi perdonerà se lo cito per la quarta volta ma ieri pomeriggio lui ha parlato con Giorgio Vittadini di un tema che è quello della sussidiarietà e io penso che in questa direzione sia ormai una direzione irrinunciabile perché abbiamo capito che le istituzioni pubbliche da sole sono disarmate per affrontare argomenti e temi così rilevanti e io penso che il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni di volontariato sia fondamentale per la soluzione dei problemi dove serve il contributo di tutti. Ognuno di noi deve mettere un, un granello del suo lavoro, un granello del suo tempo per ottenere queste cose. E devo dire io come presidente della Società Italiana di Statistica sono particolarmente orgoglioso di dire che nella nostra società scientifica che è una società senza fini di lucro, spesso e volentieri ho visto colleghi dedicare tantissimo tempo e tantissime energie per fare questa attività di volontariato perché se uno crede nel lavoro che fa è disposto anche a dedicare una parte importante del suo tempo e delle sue energie e delle proprie competenze <coughs> e le mette a disposizione della collettività sapendo di non ricevere un compenso, una controprestazione immediata, ma per la soddisfazione e il piacere di fare qualcosa in cui si crede. Presidente, grazie. Allora, intanto, grazie a tutti, grazie di esserci. Io mi chiamo Isabella Ciotti, sono la giornalista di La Sette. Grazie per questa introduzione. Eh, sono molto contenta di essere stata invitata qui dall'Istat a parlare di un tema che a me personalmente, anche se non sono un ai lavori, appassiona moltissimo. Sono contenta di essere tra voi e di intervistare Adriano Bordignon che, mi correggerà se sbaglio, rappresenta 5 milioni di famiglie in Italia, quindi è una realtà importante. Eh, il tema mi appassiona perché, appunto come diceva bene il Presidente, eh, finalmente se ne parla di più. Uh, e vorrei che questa fosse l'occasione anche di celebrare il lavoro dei demografi, perché sono, siete voi, possiamo dire, le persone che da anni cercano di identificare e inquadrare al meglio i problemi. Forse la stampa, uh, diciamo che. Segue molto di più effettivamente eh, le notizie quando appaiono delle emergenze, questo è un, un, nost un nostro difetto, però c'è un lavoro sulla denatalità che viene fatto da anni, degli allarmi e dei suggerimenti che arrivano da anni, che cerchiamo piano piano di raccogliere e di diffondere come possiamo. Chiedo subito se posso ad Adriano Bordignon ringraziandolo della sua presenza. Intanto, se eh, visto che veniamo dalla settimana che ha licenziato lo schema della manovra, se la vostra è una delle realtà convocate intanto eh, dal governo per discutere delle nuove norme a favore della natalità. Buongiorno, buongiorno Isabella, buongiorno eh, a Corrado, a tutti gli amici presenti, un ringraziamento particolare al Festival di Statistica che da anni cerca di offrire strumenti e numeri a chi cerca di governare i processi e i territori per fare le scelte di prospettive ed in effetti saluto anche il professor Blangiardo che da un sacco di tempo Uh, come studioso, ma anche nel suo ruolo di presidente di Istat, Istat fino all'altro giorno, ha portato all'attenzione il tema della demografia e per lunghi tratti è stato ascoltato, ma operativamente poi non uh, ascoltato nella realtà dei fatti. Uh, noi siamo in una uh, situazione piuttosto significativamente orientata, nei tavoli successivi vi verrà raccontato in modo molto esplicito. Uh, abbiamo una situazione demografica che da un lato sembra segnare il destino e il futuro del nostro paese, dall'altro è la cartina di tornasole di un malessere, di una prudenza, di una fatica che le famiglie costantemente vivono. Noi come forum delle associazioni familiari, che raggruppa uh, circa 54 grandi associazioni, 20 forum regionali, 580 associazioni che fanno parte del tessuto sociale di cui parlava Crocetta poco fa, gli alleati delle amministrazioni locali che eh, fanno welfare, che fanno sussidiarietà, eh, che fanno solidarietà, eh, ci impegniamo su questo da tempo. Indubbiamente noi eh, siamo come eh, trascinati in una scala eh, che, ci che ci porta verso il basso. La demografia italiana ha un futuro che è piuttosto preoccupante e le reazioni dovrebbero essere potenti, di lungo periodo, universali e strutturali. Uh, indubbiamente la settimana scorsa sono uscite delle anticipazioni, tre sono gli elementi in particolare che sono emersi, uh, in sé per sé non sono elementi negativi perché la decontribuzione per il mondo femminile uh, è un passaggio importante, l'asilo nido per il secondo figlio ha un suo significato e un contributo importante per le famiglie e l'aumento del congedo uh, parentale di un altro mese per uh, uh, il 60% del, dell'importo dello stipendio sono, è un'altra misura importante. Indubbiamente noi non possiamo dirci soddisfatti perché, come sappiamo, le politiche per la natalità e le politiche familiari devono essere caratterizzate dalla loro strutturalità, dalla loro eh, generosità e anche appunto dal, dal fatto di essere universali. Mi pare che questi tre, eh, queste tre proposte, pur positive, manchino di universalità, infatti. Non sono rivolte a tutte le madri e abbiamo ancora delle domande sulle madri eh, che non afferiscono a IMPS, quelle che vedremo in partita IVA, eh, non sono strutturali perché sono tutte misure di un anno e non sono particolarmente generose. Siamo di fronte a un miliardo, di fronte a una questione che eh, riguarda il presente e il futuro del paese. Il Giappone, che vive una dinamica demografica simile alla nostra, con altri vincoli economici però sta mettendo 20 miliardi all'anno per gli anni 23, 24 e 25 per le politiche di natalità e per la prima infanzia. Quindi un passettino importante ma ancora molto molto lontani da cambiare il passo. Quindi il problema è un po' di una mancanza di risorse <coughs> o anche di come vengono distribuite. Ci sono per esempio per quanto riguarda l'assegno unico 2 miliardi che non sono stati spesi. Lei su questo aveva posto l'accento per esempio, mi pare. Sì Isabella, lei sottolinea un, un aspetto... Sì, sì, la sentiamo. Va ah, bene. Lei sottolinea un aspetto estremamente importante. Su Assegno Unico noi pensiamo che sia stata una misura importante per il nostro Paese e che abbia segnato un cambiamento di passo di paradigma. Eh, ci sono però delle problematiche. L'anno scorso, nel 2022, 600 milioni dell'assegno unico non sono stati distribuiti. Quest'anno all'inizio si parlava di 2 miliardi eh, di assegni non distribuiti. Si. Sì, Arriverà sotto il miliardo e mezzo probabilmente, ma c'è qualcuno che chiama risparmio questo non distribuito. Ecco, per noi invece è una incapacità del nostro sistema paese di eh, distribuire le risorse necessarie. C'è una larga misura di cittadini, di genitori che non chiedono l'assegno unico, c'è una larga parte di cittadini che non presentando l'ISEE eh, si accontentano solo dei 54 euro. Bisognerebbe aggredire questa misura lasciare la, la, la misura, i soldi mancanti a disposizione, questo è quello che abbiamo chiesto. Purtroppo in gazzetta ufficiale abbiamo visto proprio oggi che almeno 350 milioni che avanzeranno nel 2023 saranno messi, redistribuiti in modo eh, diffuso e generalista sulle altre voci di bilancio. Okay. Quindi c'è diciamo, un'intenzione da parte del governo ma non risponde, le, poi le azioni non rispondono? completamente ecco alle, alle promesse, mi pare di capire. Sì, eh, questo è la, un po' la, quello che stiamo percependo ora. L'attesa era molto elevata perché la stessa Giorgia Meloni, diversi ministri, Giorgetti, il Ministro per la Famiglia ed altri, avevano giustamente eh, sottolineato il fatto che l'aspetto dello squilibrio demografico non è una questione residuale, non è una questione familista, non è una questione di parte ma era un asset eh, di investimento per il futuro del paese. Eh, di fronte a questo, chiaramente, siamo eh, con un budget disponibile per la finanziaria piuttosto ridotto per eh, le vicende storiche dell'Italia. Abbiamo dei parametri europei eh, che ci vincolano in modo eh, piuttosto stringente, però è necessario fare qualcosa di più. Piccole correzioni eh, vanno fatte. Non è il tempo dei brodini, è il tempo delle bistecche se si vuole cambiare. <ride> Il paradigma. Beh, interessante questa metafora. C'è anche il tema, aggiungo soltanto una cosa: per esempio, nelle misure eh, che sono state approvate, si parla di aiuti e di agevolazioni per le donne che hanno già dei figli, ma sembrano escluse le persone che dovrebbero essere incentivate a fare figli. Su questo, che cosa pensate? Allora, su questo eh, si innescano diverse riflessioni, che secondo me hanno eh, tutte parimenti di diritto di cittadinanza. Noi abbiamo un tasso di occupazione femminile in Italia che è sotto il 50%, è una cosa assolutamente deprimente eh, per quanto riguarda la dignità della donna, le opportunità da offrire alla donna, è eh, deprimente per il fatto che come paese, come sistema produttivo ci eh, scegliamo di privarci delle risorse umane, professionali, competitive, di soft skills che le donne possono mettere in campo per il nostro eh, sistema produttivo. Dall'altro lato... Uh, noi sappiamo e ce lo racconteranno meglio in modo più appropriato i nostri relatori che parleranno dopo di me, abbiamo un problema di occupazione femminile. Sappiamo anche che in tutti i paesi, diremmo, industrializzati, post-industrializzati, quelli occidentali, diremmo, ad alti, a significativi tassi di occupazione femminile, se vi sono anche servizi territoriali adeguati, il tasso di natalità aumenta. Quindi noi sappiamo che oggi investire sulle donne nel lavoro... È investire anche sulla natalità se al contempo investiamo sui servizi e quindi sulla conciliazione e anche però sulla condivisione dei compiti di cura tra donne e uomini. Io la vedo come una risorsa quindi questa, non la vedo come un limite verso le donne che non hanno figli. L'obiettivo del secondo figlio, da alcuni statistici e demografi, è un obiettivo che è conclamato: nel senso dobbiamo avvicinarci al tasso di sostituzione che è quello del secondo figlio, e quindi questo governo in questo caso, ma come per gli assegni il uh, no, contributo per il nido sta puntando su questa misura. Qualcuno dice che oggi invece si fa fatica anche a pensare di mettere al mondo il primo figlio, ma questo vuol dire che stiamo ancora retrocedendo in uno spazio di libertà, perché come probabilmente dirà Alessandro Rosina, che so che si collegherà più tardi, il desiderio di avere un figlio è ancora superiore al 2, la media è a 1,24, quindi abbiamo un gap di libertà, di investimento e di possibilità importante che dovrebbe essere superato. Grazie, io volevo aggiungere una cosa, ma siamo già fuori, stiamo già sforando i due minuti. Quanto volevo farvi fare un flash velocissimo, se posso. Se posso, sì. non so, a chi devo chiedere il permesso. <ride> Ehm, veramente un flash a entrambi. Voi siete osservatori privilegiati della famiglia, dell'evoluzione eh, della famiglia, dei modelli di genitorialità. Eh, lo chiedo prima ad Adriano e eh, poi alla Presidente se vuole chiudere. Eh, Come è cambiata la famiglia? Come descrivereste oggi eh, sinteticamente che tipo di famiglia è la famiglia italiana? Dico io. Sì, prego. Allora, la famiglia è un corpo vivo, la famiglia non è un mero aggregato di persone, è un corpo vivo e che non ha ancora un riconoscimento di una soggettività sociale. In questo senso, a differenza degli altri paesi europei dove questo è stato riconosciuto, eh, la funzione sociale e la stima verso la famiglia è sempre data, stata data come una figura di sfondo. In questo quadro, come tutti quanti eh, i pozzi, le falde freatiche, eh, se noi non innerviamo risorse, energia, fiducia, nuove... Nuove opportunità, questa uh, grande uh, risorsa che è la famiglia, rischia un po' di asciugarsi. Ecco, uh, la questione della denatalità è importante, ma i compiti educativi, sociali, di coesione sociale, di cura dei fragili sono altrettanto significativi e la famiglia ha delle potenzialità, che però, se non coltivate, uh, rischiano di perdere la loro funzionalità. Grazie, sono famiglie anche molto diverse certo, eh, in tema di composizione. Le studia, le studia molto bene, dalle indagini Istat si misura con grande facilità questo enorme cambiamento che sta avvenendo, ha un tasso di velocità e di cambiamento molto molto maggiore rispetto al passato. Però la famiglia rimane sempre l'unità decisionale più importante della nostra società, rimane l'elemento fondante della nostra società per cui ben fanno i forum del, nazionali delle associazioni delle famiglie a mettere al centro del, del tavolo politico, dell'agenda politica, il tema della famiglia, anche se sta assumendo forme nuove, più dinamiche, modelli non legati a quelli tradizionali che ci siamo portati da, 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 da anni, da una storia eh, millenaria che è quella del nostro Paese, ma pur cambiando rimane comunque l'entità su cui centrare e mettere al centro della politica, perché se si aiutano le famiglie si aiuta questo Paese a crescere. Grazie mille. Grazie a entrambi. Possiamo passare al talk. Ci deve essere un cambio di scenografia, credo.